ordine del giorno. Delibera proposta giunta a consiglio numero 121 del 4 marzo 2021. Delibera proposta 22 del 25 marzo 2021. Adeguamento alle prescrizioni di cui alla delibera della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria numero 23 2021 USG, modifica del titolo secondo capo primo del regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova in tema di nomina e di rinnovo degli organi amministrativi. Preciso altresì che tutta la allegata alla proposta scritta all'ordine del giorno è consultabile nella cartella atti consiglio commissioni sedute 2021 aprile commissioni consigliari prima e sesta della data odierna. Allora, procedo conferendo e procedo con l'appello dei componenti. Amorfini. Presidente, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Anzalone. Ariotti. 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 Avenente. Avenente. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei. Baroni. Baroni. Bernini. Presidente, mi scusi, presidente, oggi ho problemi di collegamento. Sono Ariotti, sono presente. Ah, Ariotti, perfetto. Allora, grazie. Grazie a lei. Baroni. Bernini. Presente. Gruccoleri. Buongiorno. Buongiorno. Grusoni. Presente. Campanella presente, Cassibba. Cassibba. Ceraudo. Presente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Corso. Presente, buongiorno. Buongiorno. Costa. Presente. Crivello. Presente. De Benedicti. Presente. Ferrero. Ferrero. Fontana. Presente, buongiorno. Buongiorno. Gambino. Gambino. Gambino presente, buongiorno. Buongiorno. Giordano. Presente, buongiorno. Buongiorno. Grillo. Grillo. Presente. È presente, infatti l'avevo sentito. Immordino. Presente. Lauro. Lodi. Lodi. Masha. Masha. Ottonello. Ottonello. Pandolfo. Presente, buongiorno. Buongiorno. Piana. Pignone. Presente, buongiorno. Buongiorno. Pirondini. Presente. Putti. Putti. Remuzzi. Sì, eccomi. E eccomi pure. Perfetto. Allora. Remuzzi. Rossi. Presente, buongiorno. Buongiorno. Rossetti. Presente. Salemi. Presente, buongiorno. Buongiorno. Santi. Presente. Pirille. Presente, buongiorno. Buongiorno. Pini. Presente, buongiorno. Buongiorno. Vacalebre. Remuzzi presente, buongiorno. Vacalebre presente, buongiorno. Benissimo. E Remuzzi. Allora, Remuzzi presente. Villa. Presente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, risultano assenti Anzalone, Baroni, Cassibba, Ferrero, Lauro, Lodi, Masha, Ottonello, Piana. Tutti gli altri risultano presenti. Adempiuto all'appello,
passo la parola, e se volete portarci la pratica, l'assessore Picciocchi. Grazie Presidente, buongiorno. La delibera porta una integrazione al regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova in tema di nomina e rinnovo degli organi amministrativi a seguito della delibera della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Liguria, numero 23 del 2021, con la quale si è concluso l'esame che è stato svolto a tutto campo circa la situazione delle nostre società partecipate, sia sotto il profilo del rispetto della normativa che disciplina la composizione degli organi, sia ovviamente sotto il profilo della gestione di bilancio delle stesse. Una delibera che si è conclusa in maniera assolutamente positiva, con alcuni rilievi che ci sono stati mossi che riguardano la non perfetta aderenza del nostro attuale regolamento alle più recenti disposizioni normative contenute nel decreto legislativo 175 del 2016, cosiddetta legge Madia, e successive modificazioni. Introduciamo quindi un articolo 5 bis che prevede i seguenti punti. Primo punto, si tratta per lo più di incombenze che gravano sul rappresentante dell'ente che deve comparire in assemblea in occasione della nomina dei componenti degli organi di vertice. Il primo punto prevede che la delibera assembleare che dispone che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione deve indicare le ragioni dell'adeguatezza organizzativa e dare conto delle esigenze di contenimento dei costi che giustificano l'adozione della forma collegiale per l'organo amministrativo. Sapete benissimo che in un'ottica di contenimento della spesa la normativa predilige l'amministratore unico, chiaramente non è un obbligo, ma si dà la possibilità all'ente, con dichiarazione che deve essere recepita nella delibera assembleare di nomina, di giustificare le ragioni per cui si ritiene viceversa necessario il mantenimento di un consiglio di amministrazione. Il secondo punto riguarda una serie di dichiarazioni che sempre il rappresentante dell'ente che compare nell'assemblea societaria deve fornire inerenti i compensi dei vertici amministrativi, compensi che ovviamente devono essere fissati nel rispetto stabilito dall'articolo 5,1 del regolamento, il quale peraltro è una norma di rinvio alle disposizioni di legge, perché sapete benissimo che i compensi degli amministratori hanno dei tetti stabiliti direttamente dalla legge. Quindi, in sostanza, questa norma prescrive al nostro rappresentante di dichiarare, e quindi ovviamente mira a garantire una attenzione particolare alla verifica del rispetto di questi requisiti e di queste condizioni inerenti appunto i compensi. Il terzo punto invece riguarda un ulteriore adempimento per cui il rappresentante dell'ente deve dichiarare che i soggetti che vengono designati ai fini delle nomine non incorrono in ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 11 del decreto 175, né in quelle di incompatibilità e inconferibilità di cui al decreto legislativo 39/2019, che sono le due disposizioni che, come sapete, compongono il quadro delle cause di incompatibilità e inconfabilità degli incarichi. Il quarto punto, viceversa, riguarda un ulteriore incombente per cui il rappresentante dell'ente in assemblea, laddove venga nominato un soggetto in quiescenza, nel verbale assembleare dovrà indicare che l'incarico verrà svolto a titolo gratuito, questo sempre ai sensi dell'articolo 5,9 del decreto 95
2012, dando contestualmente atto dell'espressa rinuncia al compenso da parte dell'interessato. Il quinto punto invece prevede l'obbligo del rappresentante dell'ente nella assemblea societaria di dare atto del rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione dell'organo amministrativo. Infine si specifica nell'ultimo comma dell'articolo 5 bis che andiamo a integrare al regolamento che la società interessata è tenuta a trasmettere tempestivamente alle autorità competenti le delibere e gli atti di cui ai commi precedenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Con il che esauriamo le richieste di modifica del regolamento, o meglio, di integrazione del regolamento che ci ha appunto prospettato la Corte dei Conti. Grazie Presidente. Grazie a lei, Assessore, per la presentazione dell'odierna delibera. Do nota della presenza del consigliere Villa e del consigliere Lodi, come è scritto comunque nella chat dalla dottoressa Ferrera, che la ringrazio. Non vedo prenotazioni di consiglieri commissari, quindi chiedo la conferma che non vi sia qualcuno che chieda la parola per l'intervento. Non essendoci richieste di intervento, e reputo l'odierna commissione matura per essere convocata la votazione e per l'iscrizione alla pratica in aula. Lega Salvini Premier. Aula. Cambiamo. 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 Italia Viva. Italia Viva. Aula. Vince Genova. Vince Genova. Forza Italia. Aula. Per Fratelli d'Italia, aula. Partito Democratico. Aula. Lisa Crivello. Aula. Movimento 5 Stelle. Aula. Chiamami Genova. Chiamami Genova. Gruppo Misto. Aula. E richiamo, cambiamo. Vince Genova. Aula. Grazie. Chiamami Genova. Per cambiamo, chiamami Genova, non c'è nessuno? Non c'è nessuno. Concludo la commissione, chiedo alla regia di chiudere la diretta Facebook, ringrazio tutti e auguro una buona giornata. Grazie.